Uomini e donne, anticipazione 3 maggio 2023, oggi di Nicole, le esterne con Carlo e Andrea. Dopo aver visto al centro dello studio Gemma, che ha deciso di chiudere la conoscenza con Giuseppe. E Carla, che non ha certo parlato bene di Claudio P., oggi torna Uomini e donne. Il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri del trono over. Ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori, tutti, d'altra parte, sono lì con un unico obiettivo. Quello di mettersi alla prova e innamorarsi. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi? Mercoledì 3 maggio 2023. Ecco tutte le anticipazioni con l'appuntamento a partire dalle 14:45. Dopo la furiosa discussione, l'ennesima, tra il cavaliere Elio, che stava conoscendo meglio Paola Rocco. E l'opinionista Tina Cipollari oggi andrà in onda la seconda parte della puntata. Che è stata registrata sabato scorso. E, molto probabilmente, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni. Maria De Filippi punterà i riflettori sul trono dei giovani, quindi sulla tronista Nicole. Che sembrerebbe essere a un passo dalla scelta. Nicole Santinelli ha portato in esterno i suoi due corteggiatori, Carlo Alberto e l'osteopata romano Andrea Foriglio. Due esterne molto belle, passionali e con entrambi ci sono stati dei baci. Nicole ha portato in esterna entrambi, ci sono stati dei baci, ma le tensioni e le polemiche non mancheranno. L'opinionista Gianni Sperti non le manderà certo a dire e parlerà di Andrea Foriglio, lui non crede al corteggiatore. Alla vista del bacio con Carlo Alberto non ha avuto reazioni. Ci saranno colpi di scena? Esterne, tronisti, discussioni, ma anche dame e cavalieri del trono over. Si tornerà a parlare di Elio. Il cavaliere che sta discutendo da giorni con l'opinionista Tina? I due riusciranno a trovare un punto di incontro? Non ci resta che seguire la puntata di oggi. A partire dalle 14:45, per scoprire cosa accadrà in studio.